E benvenuti ragazzi, io sono Iron Dirt e adesso andiamo a vedere come usare la Word Edit. È molto semplice, una volta che avremo guardato tutto il tutorial, perché è importante sapere ogni comando, infatti ve li scriverò anche nella descrizione forse. Allora, il primo comando da imparare è WAND. Praticamente ci serve ad avere l'ascia di legno, oppure ve la costruite o andate nell'inventario e ve la portate. Una volta fatto ciò, selezioniamo due punti importanti col tasto sinistro prima e poi il tasto destro, possiamo anche farlo più alto, ma ovviamente una volta selezionati i due punti facciamo sbarra sbarra set ora l'id del blocco che noi vogliamo mettere. Se non sapete gli id dei blocchi, vi metto la pagina ufficiale di Minecraft id nel basso nella descrizione. Quindi vogliamo la pietra, possiamo mettere anche più cubi mischiandoli, facendolo con la virgola. Per esempio questi, un'altra virgola, per esempio 5 e così via. Quando selezionate una regione, sempre i due punti, possiamo eliminare la struttura facendo cut. Ok, ora se avete fatto una struttura, per esempio set 1, e vi siete sbagliati, potete annullare facendo undo. Ecco qua, ritorna come prima. Se avete sbagliato a cancellarlo, per esempio non volevate fare undo, fate sbarra sbarra redo, che ripristina il vostro cancellamento di prima, annulla l'annullamento praticamente, è una cosa favolosa. Selezioniamo una regione e facciamo walls. Ho sbagliato a scriverlo, le due L, walls. Ora decidiamo il blocco, io ho sempre la pietra, no, facciamo il legno. Facciamolo alto, quando serve a fare un muro. Quindi walls 5. Ecco, praticamente mi farà il muro tutto intorno alla struttura che noi avremo selezionato. Ok, tagliamo tutto, facciamo cut, eliminiamo tutta la struttura. Una volta fatto questo possiamo fare, creare delle costruzioni. Ad esempio facciamo slash slash h sfere. Scriviamo l'id del blocco, per esempio il ghiaccio che sarebbe 20, ormai qualche id lo so a memoria perché a forza di usarli. E ora scriviamo il raggio, non il diametro, perché il diametro è la lunghezza totale del pallone, mentre il raggio parte dal centro al lato, quindi il raggio per esempio 5, e mandiamo ok. Per esempio qua abbiamo creato una bellissima sfera in vetro. Per annullarla facciamo undo. Ovviamente potete anche mischiare i componenti, per esempio col 5, sempre mettendo la virgola. Possiamo anche riempire la nostra sfera semplicemente togliendo la H, in questo modo. Ho sbagliato qualcosa? No, giusto. Praticamente mi ha creato una sfera nel vetro piena. Facciamo undo. Ok. Ora che abbiamo creato una sfera possiamo creare un cilindro. Facciamo chill, il cubo, sempre 20, il cubo, l'id del cubo e il raggio che metto 5 per esempio, no? Ah, e possiamo decidere anche l'altezza del cilindro, per esempio 5 l'altezza, no? Qui l'ho fatto pieno, facciamo undo un attimo. Io lo voglio fare vuoto, quindi mettiamo la H. Se mettiamo la H lo fa vuoto, se non mettiamo la H lo fa pieno. Undo, undo. Ok, possiamo fare anche una piramide. Slash slash facciamo H. Se la facciamo vuota, piramide, sempre col vetro, e così è più facile vedere. Ah, non ho messo il raggio. Raggio di 10. Ecco, una bellissima piramide in vetro, formato 10. Annulliamo tutto. Ok, una volta fatto la piramide passiamo al copia e incolla. Questo è uno dei miei preferiti, perché infatti se adesso facciamo una casetta, no, facciamo una cosa così, ecco, è brutta, ecco, non lo so, ho fatto un'enorme struttura bellissima. Per esempio prendiamo un punto, il punto centrale della struttura. Cioè prima selezioniamo col tasto destro e tasto sinistro i due punti che rinchiudono tutta la struttura. Poi andiamo al centro della struttura e facciamo copy.
Ora andiamo in un'altra parte del mondo, ci mettiamo e quando faremo paste, la nostra struttura verrà generata intorno a noi, verso la direzione che l'abbiamo copiata. Se vogliamo girare la struttura, basta fare rotate, una volta che abbiamo fatto copy, andiamo nella parte che noi vogliamo, facciamo rotate 90 oppure 180, in questo caso facciamo 90, e poi facciamo paste. Vedete, la struttura è stata girata. Ok, fin qua ci siamo. Poi rotate l'abbiamo fatto. Ok, ora possiamo fare l'effetto specchio. Cos'è questo effetto specchio? Allora, selezioniamo sempre i due punti, prendiamo un punto centrale che vogliamo fare l'effetto specchio, facciamo ok, copy, flip. Ok, in questo caso verrà fatto l'effetto specchio dietro, ma io non lo voglio dietro, quindi adesso lo giriamo, facciamo rotate 180, adesso ci verrà trasformata qui davanti, facciamo paste. Naturalmente le prime volte farete un po' fatica a capire un po' di queste cose rotate, flip, io ci ho messo, mi sa, 2 anni per capirlo benissimo. E una volta che avete capito tutte queste è semplice. Boh, vedete, abbiamo fatto tipo effetto specchio. Perfetto. Ora abbiamo il replace, che è molto bello anche. Allora, abbiamo una struttura, facciamo una struttura veloce, per esempio un cubo, set 2, ok. Vogliamo rimpiazzare questa struttura con... guardate, vogliamo replace 2, che sarebbe la terra che abbiamo appena messo, con il blocco 4. Vedete, tutti i blocchi di numero 2 sono stati rimpiazzati col numero 4. Allora facciamo set 20, ok, 20,5, ok. Ora facciamo replace 20, che sarebbe il ghiaccio, rimpiazziamo il ghiaccio con del numero 7, no, con numero 6. Sono gli arboscelli, ho sbagliato, allora, facciamo 1. Rimpiazziamo il numero 20 col numero 2, che sarebbe la terra. Infatti il nostro ghiaccio è diventato terra. Boh, facciamo cut. Con questo è stato fatto. Replace. Poi abbiamo outline, per creare pareti e muri all'interno. Questo non lo uso mai, perciò l'ho letto. Quindi creare pareti e muri all'interno, va bene. Facciamo sempre i nostri due punti della struttura. Ok, facciamo outline 2. Praticamente ci farà un cubo e dentro sarà vuoto. Semplicissimo. Tagliamo tutto. Poi abbiamo naturalize, questo è molto bello. Infatti se noi abbiamo naturalize, funziona solamente con i cubi di pietra e con i cubi dell'erba o della terra normale. Mettiamo terra normale. Infatti se abbiamo una regione in questo modo, della terra, e adesso mi metto in questo modo, così facciamo così, ora mettiamo ancora per esempio questo, abbiamo una montagna per esempio piena di pietra e noi la vogliamo trasformare in erba, come facciamo? Facciamo così, selezioniamo i due punti principali per esempio della montagna e facciamo naturalize. Così, in questo modo 1, 2, 3, 4 blocchi diventeranno terra sopra, con sopra l'erba, e sotto diventerà tutta pietra. Per esempio qua abbiamo della terra non generata con l'erba, facciamo naturalize, diventa tutta erba. Comunque questo è utile per delle regioni molto molto vaste come le montagne, le pianure, robe varie. Una volta fatto questo abbiamo fill, che è molto bello anche. Ora usiamo il comando fill. Se noi abbiamo una struttura, per esempio, allora faccio
una struttura molto veloce. Ecco, abbiamo questa struttura. Adesso tipo così abbiamo tanti buchi, ho fatto tipo un serpentino, mi metto dentro, facciamo fill, voglio riempire tutto quel buco con il blocco 20 nel raggio di 10. Ok, vedete, tutto il buco nel raggio di 10 è stato riempito con il ghiaccio che noi abbiamo fatto. Facciamo undo e undo. Ok, poi abbiamo drain, questo qua ho preparato della lava qui, andiamo in mezzo alla lava o acqua, perché questo comando serve a eliminare tutta l'acqua e tutta la lava che noi andiamo a selezionare. Ora ci mettiamo nel punto centrale più o meno a occhio e facciamo drain nel raggio di, mettiamo 50 perché è molto, drain 50, aspettiamo un po' perché ho messo, ecco, un comando molto lungo, infatti tutta la lava e acqua, ma acqua non ce n'era, che è stato nel raggio di 50 è stata eliminata. Questo è bello quando, non lo so, qualcuno mi griffa e in un server volete togliere tutta la lava e acqua in un bot, fate drain, raggio, ciu, sparisce tutto. Ok, mo adesso abbiamo brush. Per questo brush ci serve una pala di legno, quindi andiamo a selezionare brush smooth. Adesso vi spiego cos'è. Se noi andiamo col tasto destro e selezioniamo per terra con la pala, tasto destro, vedete cosa fa? Fa cadere tutto, tipo gravità, è tipo una antigravità, vi fa portare tutto su e giù. Vedete, è molto bello quando dovete andare a selezionare, per esempio volete fare delle isole sospese oppure volete aggiustare il terreno in questo modo. Naturalmente non è fatto per aggiustare gli alberi, però è fatto per aggiustare i crateri. Sistemate un po' le montagne, vediamo se troviamo una montagna un po' alpina. Ecco lì, per esempio, possiamo anche addirittura modificarlo da qui, vedete, col tasto destro cliccando ci possiamo divertire a farlo più pianeggiante la nostra montagna. Praticamente adesso lo sto distruggendo perché non c'è niente da aggiustare, ma quando vedete dei crateri alti tipo questi, vedete come si abbassano, fate così, gironzolate un po' e vedete come si abbassano, è semplicissimo. Ora abbiamo forest, il tasto forest è molto semplice e anche molto veloce, perché se selezioniamo un'area, per esempio da qui a qui, dipende dal bioma. Se avete un bioma normale e scrivete forest, vi uscirà una normalissima foresta con degli alberi normalissimi. Se invece andate nel bioma neve, diventerà una foresta con alberi scuri. Dipende dalla zona del bioma che state. Un altro comando che preferisco tantissimo è questo comando qua. Allora, prima facciamo tipo una piccola struttura, tipo un muro. Allora, facciamo in questo modo, ok, questa altezza, benissimo. Allora, adesso ho fatto questa struttura tipo così, è un po' bruttina ma fa niente, l'importante è che capite a cosa serve. Ecco, ho fatto una struttura in questo modo. Ora, cosa voglio fare? Così sembra carino. Mettiamo anche qua tipo così. Ok, fatto tipo un orsacchiotto. Selezioniamo sempre i due lati della struttura e ora possiamo fare stack. Ora vedete cosa succede. Abbiamo quattro angoli: est, sud, ovest e est. Verso sud voglio fare copia e incolla 5 volte, no? Prima 5 volte verso sud. Infatti la struttura verrà copiata 5 volte verso sud. Questo comando è molto utile per fare dei muri lunghissimi. Facciamo undo. Anzi no, lasciamoli, va? Verso sud, verso est, verso nord e verso est, che non si scrive con la est, ma che non si scrive con la E, ma si scrive con la doppia V. Ci ho messo un po' per capire. Possiamo anche copiarlo verso l'alto, che si scrive verso U, che si scrive con la U perché in inglese si dice up, e verso sotto, che si scrive con la D, che si scrive down.
Dome. Infatti abbiamo uno a, abbiamo più di 4 lati, quindi 4, 5, 6 lati. E adesso vediamo l'altro comando. Ah, questa è bellissima. E questo comando vi servirà per mettere in download le vostre strutture che creerete su Minecraft. Per esempio, avete fatto un bellissimo spawn, un bellissimo shop, oppure una bellissima casa. Andiamo a creare la nostra casa un attimo. Vi faccio subito un esempio. Quindi abbiamo un'enorme struttura, no? Questa è la mia struttura, per esempio, adesso. Un po' brutta. Ecco, fate caso che voi avete fatto un castello enorme e adesso volete salvarlo. Quindi selezioniamo i due punti che racchiude tutta la struttura, andiamo al centro, oppure davanti alla struttura, come volete. Io preferisco sempre il centro delle strutture. Facciamo copy. Ok. Ora scriviamo schematic, save, ora il nome possiamo mettere castello. Ok, castello saved. Infatti se entrerete nella cartella Word Edit troverete la struttura, cioè sarebbe un piccolo file che voi potete mettere tranquillamente in download su internet. Quando mettete questo file nella vostra cartella Word Edit, potete, per esempio, da un altro computer o da un altro server, chiunque, fa così: schematic load il nome, che era castello. Ho sbagliato, schermatico scritto con la R, si toglie la R. Ecco, ora ci dice di fare paste, quindi scegliamo un posto adatto. Io scelgo qui, faccio paste. Ovviamente la nostra struttura che abbiamo salvato e portato su un altro computer oppure venduto a qualcuno, perché si può anche vendere, si può fare un business dietro. Possiamo fare semplicemente copia da un computer e incolla su un altro computer tranquillamente. Penso di avervi detto tutto e se avete altri comandi che conoscete di Word Edit scrivetemela nella descrizione, io li aggiungerò. Cioè scrivetelo nei commenti, io lo aggiungerò nella descrizione. E è stato un piacere per me spiegarvi come usare questo Word Edit e ci vediamo al nostro prossimo video.